E sarà deformazione, ma io ho sempre gli occhi anche su di te. Allora ti dico, a parte John Travolta, tutto bene stasera? Sì, è stata una partita che per due set, uno vinto 23, uno perso 23, non facili, abbiamo commesso qualche ingenuità, però c'è stata da una parte e dall'altra, secondo me, una buona qualità. Dopo noi siamo cresciuti in battuta, siamo cresciuti tanto a muro e la partita è finita, onestamente. Noi ci stiamo allenando con un'intensità molto alta e questo fa sì che nel corso della partita le squadre che incontriamo o hanno la nostra stessa intensità, se no alla lunga gli altri calano, iniziano a mettere gli errori, noi invece cresciamo, è quello che è successo stasera. Senti, ma con un muro così è veramente solida questa casa? Sì, però ripeto, lavoriamo tanto per ottenere questi risultati. Il muro parte perché c'è una grande battuta. In più siamo cresciuti chiaramente tanto anche nel cambio palla. Insomma, la nostra è una squadra che gioca ed è completa. Poi ripeto, le nostre armi sono il break point, quindi inneschiamo i punti dalla battuta, il muro e chiaramente il contrattacco, perché poi è quello che finalizza determinati punti. Non è facile sicuramente giocare contro di noi così. Non dirmelo che ce l'avevi a tiro, ma come mai hai dato il 5 al tuo palleggiatore a coscio? Io l'ho dato diverse volte perché anche durante il time out si parlava di alcune situazioni, no, da sviluppare. Lui subito mette la palla che c'eravamo un pochettino accordati, cioè un pochettino. Io ho parlato di alcune situazioni loro anche tattiche e lui alla prima occasione la sfrutta, e questo significa lucidità primo, e poi perché tiene in mano il gioco, e quando un palleggiatore che tu gli chiedi di fare determinate cose le fa subito e bene, cioè lo devi gratificare perché è giusto. Hai lavorato tanto anche in prospettiva playoff, in prospettiva che la stagione abbia chiaramente una coda, come tutti speriamo, importante e fortunata per Calzedonia. Allora ti chiedo, anche alla luce di questo lavoro, come stai vedendo la squadra? Mi è sembrata ancora, cioè già molto brillante rispetto tipo a 15 giorni fa. Allora, abbiamo detto, noi abbiamo sfruttato tre settimane, che sono state la settimana prima di Monza e la settimana di Monza. La settimana poi con Padova abbiamo lavorato tanto fisicamente. Erano due partite dove sulla carta potevamo giocarle non perfetti tecnicamente e non perfetti fisicamente, quindi non brillanti. Poi, finito Padova, abbiamo iniziato a lavorare più sulla parte tecnica, sull'intensità di gioco, e è chiaro che cresci, cioè la nostra è una squadra, ripeto, sono tante partite che sta giocando in una determinata maniera, però per allenare come voglio io e per giocare come voglio io bisogna stare bene fisicamente, quindi bisogna che anche la parte fisica deve essere al centro sempre del nostro lavoro. Dici una cosa su Simone Anzani? Simone, ma come ripeto, sta... Una cosa su Simone Anzani, dai. No, Simone ha, secondo me, nel muro la sua miglior dote. Dopo, per esprimerla, però deve essere lucido e quindi deve avere meno tensione, no? Lui ha iniziato a murare alla fine del secondo set. Lui deve iniziare a far pesare la sua fisicità, la sua tecnica da subito. Però ripeto, dopo quando prende il ritmo diventa un giocatore, ragazzi, 2,05 metri che salta, non è facile. Cioè, dall'altra parte ti vedi un colosso che arriva, ti fa paura, no? Ma io, come dico sempre, il muro è intuizione e sistema di gioco. Cioè, quindi se un centrale mura è perché il laterale gli ha dato riferimento. Quindi è una componente anche questa che si gioca di squadra.